La terza età è un momento della vita in cui è necessario acquisire una nuova cognizione delle proprie possibilità motorie. Per questo, il Comune di Rimini ha ideato Lo Sport Non Ha Età, un progetto finalizzato alla diffusione e alla pratica sportiva tra le persone di età compresa tra i 65 e gli 80 anni. Assessore Brasini, è arrivata la quarta edizione dello Sport Non Ha Età, formula che vince non si cambia. Beh certo, squadra che vince non si cambia, abbiamo fatto chiaramente come in tutti i nuovi progetti dei piccoli cambiamenti, piccoli grandi cambiamenti, ma l'obiettivo finale è sempre quello. Questo qui è un progetto rivolto agli over 65 riminesi per incentivarli, uno, a socializzare, quindi stare insieme agli altri, fattore socializzante dello sport come focus. L'altro è l'aspetto chiaramente fisico, cioè lo sport, il movimento come prima medicina, quindi disincentivare soprattutto all'accesso di medicalizzazione, quindi minore medicine, perché lo sport in sé è una medicina soprattutto preventiva. Sono 12 gli enti che hanno aderito al progetto quest'anno, il Comune come sosterrà questi enti? Allora, io chiaramente non dimenticherò mai di ringraziare innanzitutto l'Ordine dei Medici che oggi è stato presente qui con noi e che sarà il primo promotore della nostra iniziativa, quindi perché quello è il vero front office verso gli anziani. I nostri sponsor, che chiaramente anche quest'anno ci hanno dato una mano, e a oggi diciamo le iscrizioni partono praticamente da lunedì e da lunedì saremo pronti a accettare le iscrizioni che potranno avvenire anche nei 12 enti che hanno aderito, che principalmente sono palestre e all'interno delle quali si possono scegliere le attività preferite che vanno dall'acqua gym alla Qigong, a tutte attività anche molto chiaramente anche rilassanti legate più al wellness che magari allo sport, però comunque idonee all'età dei praticanti. Un progetto questo che nei 3 anni precedenti ha mostrato di essere molto apprezzato. Sì, devo dire che è un aspetto fondamentale soprattutto per queste fasce di età over 65 che una volta riusciti a avere un contatto, quindi un accesso alla prima iniziativa, c'è poi un grosso percentuale di fidelizzazione. Infatti è uno di quei progetti che ci chiedono sempre più insistentemente perché è mancato nell'ultimo anno e mezzo. Quindi noi siamo molto felici, in un contesto chiaramente difficilissimo di risorse, di essere riusciti a riproporlo. Gli aventi diritto, nel periodo tra il 14 gennaio e il 30 marzo 2013, avranno la possibilità di praticare gratuitamente, almeno 2 volte a settimana per 6 settimane, una disciplina sportiva, da scegliere tra quelle offerte dal progetto. Quanti sono gli aventi diritto per lo Sport Non Ha Età? Circa 24.000 sono i cittadini riminesi di età compresa tra i 65 e gli 80 anni, quindi nati dal 1932 al 1947. E che cosa dovranno fare per usufruire del progetto? Dunque, già da oggi troveranno affissi per la città i manifesti del progetto, e li troveranno affissi anche presso i centri anziani del Comune di Rimini e presso le sale d'attesa degli ambulatori del proprio medico di base. Lì troveranno gli enti aderenti e presso gli ambulatori dei medici di base, così come in comune nel nostro ufficio sport, ma anche in Piazza Cavour all'URP, ufficio delle relazioni col pubblico, troveranno anche le regole del progetto, le regole per iscriversi al progetto e l'elenco delle opzioni disponibili, ovvero l'elenco delle discipline che potranno praticare gratuitamente nei prossimi mesi. Quanti sono gli enti che hanno aderito e quante sono le discipline che potranno praticare gli aventi diritto? Dunque, hanno aderito 12 enti riminesi, che sono enti che praticano sport per la terza età nel territorio del Comune di Rimini, con istruttori qualificati, che hanno proposto 11 diverse discipline adatte a questa fascia di età e quindi discipline che vanno dall'acqua gym, al pilates, alla ginnastica dolce, al qigong, eccetera. Quanti posti disponibili ci saranno? 693 e verranno assegnati dagli enti aderenti stessi, ai quali i cittadini riminesi interessati dovranno rivolgersi per l'iscrizione, in ordine cronologico di presentazione del cittadino presso l'ente. Quest'anno il progetto è nato con la collaborazione dell'Ordine dei Medici di Rimini, con la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale e con il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani. L'Ordine dei Medici deve sempre entrare nelle problematiche che concernono la salute della popolazione. E anzi, noi siamo molto grati sia alla
al precedente assessore, la Donatella Turci, sia il nuovo assessore, perché ci ha sempre coinvolti, e quindi anche perché l'Ordine dei Medici poi è un organo ausiliario dello Stato, quindi un organo istituzionale, quindi ed è, mi sembra giusto che fra delle istituzioni si collabori, insomma. Quanto è importante per un over 65 fare dell'attività fisica costante? Ma è fondamentale oltre che per il problema clinico, come dicevo prima, di movimento, anche per la socializzazione, perché noi nei nostri ambulatori viviamo realmente il dramma delle persone che uscite dal mondo del lavoro si isolano. Quindi con l'attività fisica abbiamo un doppio beneficio, sia l'aumento dell'attività fisica che fa bene all'organismo e sia questo evadere dall'isolamento in cui moltissimi, più di quel che si creda, dei nostri pazienti vivono l'uscita dal mondo del lavoro. L'attività fisica è un farmaco che permette di risparmiare su altri farmaci. Assolutamente sì, l'ho ribadito anche prima in conferenza stampa, il farmaco aiuta ovviamente a prevenire le malattie e far terapia, ma l'attività fisica è equivalente ad una medicina, sicuramente dobbiamo usarla quando è necessario e come e con le caratteristiche delle controindicazioni che può avere un farmaco, 30 minuti al giorno di una passeggiata a passo svelto, oppure 3 volte alla settimana in una palestra o in una piscina a fare acqua gym, a fare del movimento fisico aerobico, secondo me sono veramente il massimo della prevenzione per le malattie cardiovascolari, per le malattie osteoarticolari, per il diabete, per l'ipertensione e quant'altro. Ribadisco un concetto fondamentale, non si deve pensare di essere tutti degli sportivi professionisti né fare degli stress fisici che sono poi gravosi sull'organismo. Ribadisco il concetto di fare l'attività fisica moderata, a basso impatto la chiamiamo noi, per cui fare 30-45 minuti di camminata o fare 3 volte alla settimana una nuotata, a mio parere è già sufficiente per la prevenzione cardiovascolare, che ribadisco è la prima causa di morte nel nostro paese. Qual è l'attività fisica più indicata in base all'età? Beh, ovviamente dipende dalle condizioni del cittadino, del paziente, dell'assistito. Mediamente ritengo che le attività a basso impatto, la camminata, la nuotata e la bicicletta siano gli sport più indicati. Ovviamente ci sarà anche bisogno di un rinforzo muscolare per i pazienti che magari perdono tonicità, quindi anche una palestra con dei pesi piccolini per fare un pochettino tonificazione muscolare. Direi che il mix delle due cose, un po' di attività anaerobica associata a una buona attività aerobica, siano il segreto di una lunga vita, a mio parere. Quanto può migliorare la vita di un over 65 con dell'attività fisica costante? Beh, i dati statistici non ne sono a conoscenza, sicuramente migliora moltissimo la qualità psicologica e psichica della vita, libera endorfine l'attività fisica, e socializza l'anziano o il paziente, il cittadino sopra i 65 anni, tende quindi a migliorare la sua performance di relazione, non le so quantificare in anni, ma sicuramente finisce la vita in modo molto più divertente e molto più allegro. Quello dell'attività fisica è un problema grave, serio e di un'importanza estrema, infatti mano a mano che passano gli anni si tende sempre di più a non muoversi. Allora il compito del medico qual è? Il compito del medico è quello di informare, è quello di dire che il nostro corpo ha bisogno di una manutenzione e questa manutenzione può essere attuata solo attraverso l'attività fisica, perché è l'unico modo che noi abbiamo per procurarci ossigeno, soprattutto per aumentare le masse muscolari, per migliorare la funzionalità del cuore, per abbassare la pressione, per migliorare il respiro, per rendere il nostro scheletro più resistente e soprattutto anche per uscire da quello stato di depressione che l'andare avanti degli anni porta e che ci porta invece a comunicare, a trovare motivi per vivere meglio, soprattutto anche per stimolare e far rinascere in noi quella capacità che ognuno di noi ha di comunicare con gli altri e di tornare a far sorridere la vita. Io per concludere direi proprio che l'attività fisica è una cosa importante non per dare più giorni alla vita, ma per dare più vita ai giorni. Esistono delle attività in particolar modo più indicate rispetto ad altre per gli over 65?
certamente. È chiaro che noi siamo costituiti da 60 milioni di miliardi di cellule, queste cellule si invecchiano e quindi, come in tutte le cose della vita, bisogna avere equilibrio. Si può essere dei bei bambini, dei bei giovani, dei begli uomini e anche dei bei vecchi. Chiaramente di ogni età bisogna capire la particolarità. Infatti noi non possiamo immaginare, basta solo guardare le nostre fotografie precedenti, io poi ne sono un esempio, per vedere che ci sono tante cose che cambiano. Le nostre cellule sono invecchiate, le nostre reazioni sono un minutino ridotte e quindi invece di fare un'attività che sia parossistica, che sia oltre i limiti, dobbiamo fare un'attività che è nei limiti, quindi un'attività dolce, camminare, andare in bicicletta, nuotare, sci di fondo, tutte quelle cose che ci procurino ossigeno senza rubarci quella quantità di ossigeno che invece è necessaria per il buon funzionamento dei nostri organi.